Buon pomeriggio a tutte le mie belle donne. Allora, sono stata dal Lidl, dovevo andare solo a curiosare se c'erano alcune cose. In realtà ho fatto una bella spesina perché ho speso 57,11 euro. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Vado in ordine con lo scontrino. Allora, questo in cassa non passava, però me l'ha dato lo stesso. Vedete che se vogliono lo passano in cassa con l'articolo e l'IVA? Un euro e aspetta, 1,25 euro. Questi qui, pirati si chiamano, sono i decorini da mettere sopra alle torte o sopra al gelato che mi servono. Ho quasi finito quelli che ho in casa, quindi, dato che questa scade a settembre, no, il 9 luglio del 2025, non scade, li ho presi. Poi una pirofila, aspettate che adesso ci ho messo la roba dentro, una pirofila, questa qui di Pirex, che adesso vado subito a controllare se ci sta dentro il mio forno, ma a vedere così direi di sì, che la utilizzerò per cuocere il pesce e le patate. Me ne serviva una, perché io ne ho una ma è piccola, e quindi ho preso questo perché ho visto che quelle d'alluminio che avevo preso diventano brutte più quando devi si attacca la roba che devi strofinare per pulirle, si segnano, e invece di vetro lavastoviglie e via dicendo si va meglio, e anche l'altro si poteva mettere in lavastoviglie, però insomma preferisco di vetro, mi dà l'idea di più sano. Questa dura fino a 220 gradi e a meno 40 di freezer, diciamo. Cos'è quel più 300 gradi? Thermal shock croc termico. Ah, ok, per lo sbalzo. Beh, vabbè, qua dice più 300 gradi. Vabbè, la proverò, poi vi faccio sapere. Ma comunque ne ho un'altra così, non ho mai avuto problemi nel forno e neanche in questo qui nuovo penso di avere problemi. Poi, spero non avere problemi. L'ho pagata 3,99 euro di Pirex, quindi si poteva tranquillamente prendere. Poi... allora, prima di farvi vedere le altre cose, volevo mettere in freezer queste qui, le code di mazzancole tropicali, ne ho prese due, costano, erano scontate, non lo sapevo, 3,99 euro, scontate 3,39 euro, ne ho prese due, perché quando mi faccio il risotto, come faccio quattro volte, con queste, mi faccio il riso integrale, con queste io lo amo, poi ci aggiungo anche i piselli, diventa strepitoso. Metti in freezer, poi sono da voi. Ho trovato quello scone reparto meno 30%, anche quello di prima, questo qua era scontato, 1,25 euro il prezzo scontato perché costa 1,79 euro in offerte. Ho preso due pacchi di salvettine struccanti che io utilizzo ogni tanto per togliere i residui di trucco negli occhi. Quelle che mi piacciono di più sono quelle della Leo Crema, ma le tengo in casa comunque quando le trovo che costa un po'. Queste qua costavano scontate 2,19, le ho pagate 1,53, 1,53 euro l'una, e ce ne sono dentro 25, e quindi le tengo di scorta in casa, dobbiamo pulire qualcosa, qualche residuo di make-up, insomma cose particolari. Io uso il burro struccante o la detergente o la mousse per struccarmi, per lavarmi il viso, insomma faccio vari, un mix a seconda di come sento la pelle e varie altre cose. Poi ho trovato finalmente in scontato del 30% questo qua, che era l'aggeggio che vi ho fatto vedere l'altra volta per pulire la macchina, e per pulire le vie di fuga, per pulire tutti quegli spazi che dove non ci arrivi con niente. Ci ho pulito la macchina, l'altra macchina che abbiamo, è venuta perfetta, e quindi ne ho preso uno, lascio chiuso, di scorta perché mi è piaciuto. Bisogna avere scorta di questi perché si pulisce bene, 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 bene. E l'ho pagato invece di 3,49 euro, 2,44 euro. Poi ho preso a 1,69 euro una confezione di bevanda alla nocciola della Vemondo, questa qui, che è ricchita di vitamine A, B, D, B12, eccetera, eccetera. Eccola qua. Poi questo a 1,89 euro, questo qui al cocco, 100% vegetale senza glutine. Ah, poi ho preso per mio marito, dato che mi consuma la mia crema mano e piedi di Oltre il Sole e ha dei piedi devastati,
ho deciso di, finché sono da in modo assiduo che non guarisce un po', ci ho preso una crema specifica con l'urea che si chiama Foam Cracked Skin. Credo che sia un prodotto per le pelli secche, molto secche e ispessite, perché l'urea fa questa esfoliazione quando è a percentuali alte. E l'avevo già preso in passato e quindi da stasera in poi gli faccio un bel pedicure, come so fare io, e gli mettiamo questo. Pedicure dalla pelle, perché poi uno dei piedi si taglia da solo, ci mancherebbe anche quello. Però vedete come è fatto? Esce così. Questo qui mi ricorda tanto un prodotto che avevo preso tanti anni fa, anticellulite, che non faceva una bella merica mazza, della grande distribuzione, che aveva lo spray così. E quando lo davi croccava, si sentiva. Era carina l'idea che croccasse, però faceva poco e niente. Allora, 1,79 euro. Le cose di Mastancollo ve l'ho già dette prima. Una confezione bella grande da 5,99 euro di a mucchina. Spero la prossima settimana di trovarla scontata. Io faccio sempre scorta perché con la mucchina a volte ci lavo certe cose che ce necessitano. Non ho abitudine di lavarci frutta e verdura, ma ci lavo le bottiglie dell'acqua, le bottiglie in vetro dell'acqua, perché io ho l'addolcitore e il depuratore, e quindi ogni tanto bisogna lavarle per rimuovere i germi dell'acqua che sono nell'acqua. Poi ho preso degli organizer per il frigo nuovo, che come vedete non è ancora arrivato, mi arriva a 5, 7, 6, non mi ricordo. Non mi ricordo, di agosto. Ho pagato 3,99 quelli, no, questi sono tutti uguali, 3,99. Quelli piccoli ve ne danno due e di quelli grandi ve ne danno uno, cioè ce n'è uno per questi. Mi servivano per il frigo nuovo. Adesso quando appena arriva, dopo lo mettiamo in uso, perché dici, ma tu l'avevi già nell'altro? Sì, ma nell'altro alcuni si sono crepati e rovinati, e comunque ho intenzione di accendere tutti e due i frigo per i momenti. Questo va spostato in garage, rimane la colonna, lascio acceso, e per d'estate lo lascio acceso, d'inverno lo spengo, lo uso come dispensa, e anche perché quando inizio ad avere dei veloni e dei cocomere, cioè prendono troppo posto, non ce la faccio con un frigo solo. Io volevo prendere quello enorme, ma poi ho visto di frigo mi prende troppo posto in cucina, e poi quando ho visto quanto costava ho detto anche no, che costava già il mio frigo si avvicina molto ai 1.000 euro, figuratevi quello grande cosa costa. Costa molto di incasso, ma anche quelli non di incasso costano parecchio anche loro. Poi è vero, dove l'ho messo? Ah, qua, ho una confezione di filetti di orata, eccola qua, da 4,49 euro, perché stasera ho l'orata vera e propria e non ho i filetti di Angelica, due orate, una mangio io e mio marito, lei faccio i filetti e poi faccio le patate al forno, quindi ho preso anche questi, credo fosse in offerta o no, boh, non so, comunque li ho pagati 4,49 euro. Una confezione di biscotti della Scotti, della Riso Scotti, senza lattosio, sono al riso con gocce di cioccolato. Eccole qua, olio di palma, proteine senza olio di palma e senza proteine del latte, lattosio free. Ok, farina di riso, grana selezionata. Ho visto grana, pensavo ci fosse il grano saraceno. E poi, vabbè, qua c'è scritto pallone. Ah sì, no, 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 selezione di biscotti a 2,99 che è qua, però qui, della Sunday, ci sono tutti questi tipi di biscottini, buoni, guardate che buoni, questi sono buonissimi, questi sono buonissimi, questi sono buonissimi, questi sono piccoli, chissà se sono grandi o piccoli, buoni, questi li avevo sentiti, sono buoni, questi qui non amo particolarmente lo stile area, insomma che belli, questi sono buonissimi. Per le mangiare serve già qualcosa, 2,99, e poi per 3,99 abbiamo preso questo, che è un materassino piccolo da spiaggia, perché portarne su due grandi è troppo impegnativo. Questo è da bambino, è 67x43, quindi non è piccolissimo. Così uno la tavoletta, uno il materassino grande, uno il materassino piccolo, tre in acqua, non ci litighiamo. E andiamo via tranquilli. E Angelica, anche se ha voglia del materassino, questo più piccolino,
se la gestisce meglio, anche diciamo così. Poi a 2,50 euro, questo è un prezzo da comprare assolutamente. Questo blocco di cartoncini colorati, non sono fogli, ma sono proprio grossi, vedete? Sono tutti questi colori, cartoncini colorati per la mia bimba creatrice. Ecco, e quindi in tutto spendo 57,11 euro. Fatemi sapere se vi è piaciuta la spesa. Dai, ho trovato anche delle carine, cosine carine che mi servivano. La prossima settimana, alto lì che c'ho qua dietro il Ti guariamo insieme. Cosa c'è la prossima settimana? Oggi c'era anche dell'abbigliamento, ma non c'era niente che mi piacesse. Comunque c'era già stato l'assalto. Allora, frutta ce ne frega. Vi dico le cose alimentari o non alimentari che mi colpiscono. Cos'è questo? Ah, lo shampoo della Sunsilk. Ok, c'è il dentifricio e gli spazzolini, buono, della Mentadent. Spazzolini, 4 spazzolini 2,79 si possono prendere, anche il dentifricio 3,79 sono 3, si possono prendere anche quelli. C'è la carta igienica Scottex anche in offerta. Poi vediamo. Cosa c'è qua? Qua niente che mi... C'è la crema, se vi interessa, Revitalift dell'Oreal. Vi dico le cose non alimentari. Vari gelati. Per pulizie c'è la candeggina delicata della Formilla, la spray mousse con candeggina con sgrassatore dell'ACE, l'Oxy Action, smacchiatore, tutti i deodoranti della Borotalco, il bagnoschiuma e i deo spray della Dove, le maschere per piedi in calza della Sien. Ma secondo me ci sono anche da me, c'erano anche oggi, probabilmente sono in gamma permanente lì da me, non lo so. Ok, bontà dall'Italia. E c'è la lavanda, i fiori, c'è la lavanda, le piante carnivore, la calla, le piante da giardino. Ecco, questo qui mi piacerebbe prenderlo, adesso ve lo faccio vedere. Queste, qui c'è il vaso di coccio e le piante sempre vive, sempre vivum lì, che ce li ho queste qua, però col vaso sono molto carine, che belle. Soprattutto questo mi piace ad Anfora, che a vederlo così adesso non sembra tanto carino, ma poi in realtà quando crescono, perché hanno bisogno di poca terra, poi crescono, scendono e diventa molto carino. Poi se poi li vuoi travasare, il vaso è molto carino, ma c'è anche una pianta che scende, tipo una petunia, una... non lo so. Poi ci sono altre piante da fiori, anche oggi comunque c'erano più o meno queste piantine qua. Il basilico, che a casa mia mi dimentico sempre di dargli l'acqua, lo prendo sempre, lo salvo, lo rianimo all'ultimo momento. Poi cosa c'è? Cioè, sono delle cose per fare le pulizie. Blocco a spiedare, lega quadretti, ecco, anche i blocchi lo potrei prendere per Angelica, sono da giovedì. Quindi il prossimo giovedì vi dico già che ci andrò. Ma che bello! C'è la borraccia, il porta merenda per bambini della Paw Patrol. Quello glielo prendo il porta pranzo, perché gliel'ho buttato via quello che, con cui andava a scuola, perché era diventato troppo orrendo. Quindi se è abbastanza grande lo prenderò. E le agende per il 2025. Agende, sono quel agende scolastico, quindi va da settembre a settembre probabilmente. Io ne ho una nuova che non ho mai usato. Eccole qua. Poi le colle della Pattex e della Pritt, 2,49 euro, tre colle. Ne prenderò penso almeno 3 o 4 confezioni, perché durante l'anno scolastico attaccano le schede che gli dà la maestra al quaderno. E quindi, cosa ho qua? Sembra di avere una super macchia. Mi ha fatto macchia mi sarò toccata con qualcosa, perché prima ho lavato dei panni, mi sono passati degli schizzi, che ne so. Vabbè, no, vi stavo dicendo, attaccano le schede sul quaderno, quindi non vi dico il disastro. Ma anche i vostri figli consumano tutta quella colla. Me ne consumo in quantità industriali, la mia. Poi ci sono altri articoli di cancelleria, evidenziatori, penne, cancellini, sapete quelli che spiggi.
Scusate, c'è Ciavi per la pulizia, io con questo caldo mi viene giù una pittona da matti. Qua c'è tutta roba per uomini, trapani, eccetera, eccetera. Per donna ci sono mutande, calzini, donna e uomo, intimo, eccetera. Poi c'è una linea tutta dedicata alla scuola, da giovedì 8 agosto. La vanietta LCD, ce l'abbiamo a casa. Noi, oh signore, le carte Pokémon, queste anche non le veda. Acquista due pezzi, il secondo lo paga il 50%. Ok. Vabbè, carte collezionabili, giochi educativi per bambini, zaine con astuccio, mattoncini Lego, articoli di cancelleria. Ancora ci sono i pennarelli della Carioca, i colori, eccetera, eccetera. Vedremo cosa c'è. Sicuramente se c'è qualche... ne abbiamo tanti di pennarelli. Penne in gel, astucci vari, ma direi che abbiamo già comprato anche l'astuccio per l'anno prossimo. Siamo a posto. Poi ci sono degli articoli per la casa da pulire. Niente di chissà cosa, pastiglie di candeggina, il mocio, il mini aspirapolvere ricaricabile, io ce l'ho, è molto valido. Cos'è la piantana LED? Ah, una piantana LED per la casa. Lampada LED da tavola, ecco, questo servirebbe nella scrivania di Angelica, ci faccio un bel pensierino. Porta USB-C per caricare dispositivi mobili. Tonalità di luce, luminosità regolabile, dimmerabile su 6 livelli. Poi ci sono le pile ricaricabili. Vabbè, c'è anche l'aspirapolvere ricaricabile 2 in 1 tipo Dyson, per intenderci, 149 euro. Teniamo questo volantino perché ho visto che andrò a vedere se trovo delle cose che mi interessano. Qui c'è anche speciale amici 4 zampe per cani e gatti, varie offerte. Ah, c'è anche questa. Allora, questa qui ce l'abbiamo noi. Questa qua per il micio. Vedete questa? Con le orecchie, è in lana cotta. Fa caldo, boia. Lei non ci sta, cioè ci sta, ma adesso che fa così di caldo, vedo che preferisce andare sul suo gioco. A 39,99 c'è anche un gioco, un tiragraffi a torre per gatti. Molto carino, perché non è molto ingombrante. Che carino, se avessi una casa più grande ne prenderei un altro, ma faccio fatica un po' a posizionare certe cose. Comunque ci sono anche le cucce per cani e gatti, i trasportini, il kennel. Questo qui mi sembra, non so se... no, un trasportino, non è il kennel per la macchina. Io ho un trasportino, ma è molto piccolo, bisognerebbe quasi quasi che anch'io mi decidessi di comprarne uno, 9,99. La brandina rialzata, che è sempre molto carina, che tiene massimo 40 kg, soprattutto per chi ha riscaldamento a pavimento. Poi ci sono i giorni del super weekend, dove c'è una power bank, ci sono delle carte da uno, dei vari personaggi. Quindi questo, ragazze, è tutto. Ci vediamo la prossima settimana, che ci sono comunque delle cose carine, quindi vediamo un po' cosa ci sarà. Poi lunedì prossimo a Eurospin, visto che il video vi è piaciuto, andrò magari a farci un giro. Prima devo vedere come sono messa con frutta e verdura, ma penso che consumerò un bel po', perché se non ci andrò lunedì questo, sicuramente quello della prossima settimana ancora, o comunque un giorno della prossima settimana ancora ci andrò, perché Angelica e mio marito sono a casa 15 giorni, quindi dovrò fare un po' di scorta in frigo per il pranzo. Quindi questo è tutto, io vi mando un bacione, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per chi commenta sempre e condividete il video se mi volete aiutare a crescere, e lasciatemi un commento che aiuta a crescere il canale. Se avete richieste di video particolari, fateli qua sotto, che appena riesco vi accontenterò. Un bacione.